Ma io so già che alcuni di voi stanno pensando, vabbè, è facile, te prendi le scienze, vuoi farci vedere che la matematica è dappertutto, prendi delle cose scientifiche, per forza, lo trovi, facci vedere dove la matematica uno non te l'aspetta, per esempio grandi scrittori, letterati, lì i letterati sono proprio un'altra razza, un altro mondo, in un universo parallelo a questo c'è cioè, Mariano Veneto, dove in questo momento stanno studiando Vittorio Calvino, stanno studiando Gadda, non so. Ebbene, vediamo se è proprio così. Andiamo a prendere un esempio di letteratura. Naturalmente io tiro l'acqua al mio mulino, quindi farò un esempio congeniale, mostrando uno dei miei autori, meglio, uno dei miei narratori preferiti, che è Jonathan Swift, il quale quando faceva conferenze ogni tanto beveva un goccio d'acqua, nel senso che apriva di fronte al pubblico la bottiglia, non era di plastica, è tempo. Ah, ecco qua. Mi chiedo scusa. Grande successo, cioè amato salottiero, insomma, quando c'era lui nel salotto era la fortuna della persona che aveva organizzato l'incontro, perché era un brillante, chiacchierone, simpatico. Era un po' pastore anglicano, ma ognuno sa i suoi problemi. Poi a un certo punto gli è venuto la voglia di scrivere la satira più tremenda sulla società contemporanea, guardate, 1727, quindi mi state capendo, che sono questi viaggi di Gulliver. Stupidamente pensati come letteratura per l'infanzia, ma un bambino più che leggere il gigante lì non si diverte, e invece un adulto che lo legge è veramente pesante, bellissimo. E allora scrive, finisce in galera per quest'opera, quindi poveretto, poteva continuare. Che cosa succede quando Gulliver raggiunge il paese di Lilliput? Che lo devono far mangiare, lo devono vestire e gli devono dare da bere. Ma come fai a far mangiare un gigantone così? Cosa gli dare? Allora lo racconta benissimo Jonathan Swift. I matematici di sua maestà, avendo scoperto che la statura di Gulliver eccedeva da loro nella proporzione di 12 a 1, e considerando che i loro corpi erano simili al suo, inferirono che doveva contenere 1728 corpi loro e aver bisogno, per conseguenza, di altrettanto cibo quanto bastasse a nutrire il predetto numero di lilliputiani. Uno legge, vede un 12 scritto in lettere, vede un 1728 scritto in cifre, ci passa sopra, di fianco c'è un'immagine stupenda, questa è quasi dell'epoca, in realtà non è proprio dell'epoca, vi imbroglio un po', ed è quando lo devono vestire questo. Quando lo devono vestire, qui sotto c'è un gruppo di matematici e sarti. Non so se vi ricordate. Qui c'è una scala. La persona più ardimentosa tra loro, dunque un matematico, sale lassù, butta il filo piombo. Lo vedete il filo piombo? Si intravede qua. E così loro cominciano a fare delle proporzioni. 12 a 1. Vabbè, cioè vuol dire che era più grande. Deve mangiare, se uno mangia un panino, lui deve mangiare 1728 panini, che non è male, pensateci un attimo. Uno legge e non ci pensa, perché 1728? Beh, molti vuol dire molti, no. Questo è un narratore di serie A. Questo è uno di quei geni della letteratura che quando scrive una cosa ci pensa, non mette i numeri a caso. Nessuno dei grandi geni usa i numeri a caso, neanche se fa letteratura. Quando Calvino scrive in maniera scientifica, è uno scienziato e te rimani a bocca aperta, ti sembra un registro totalmente diverso da quello narrativo della pagina prima e da quello che era. Ti cambia completamente, perché ha bisogno in quel momento di essere al massimo della situazione narrativa in cui si trova. 1728 ha un senso se uno è alto 12 volte di più. Che cosa c'è qui sotto? La teoria delle proporzioni. Qui adesso per darmi un po' di aria ho messo un po' di nomi, date, eccetera. Accio sta per avanti Cristo, Eudosto, Archita, cioè, ci ho messo Archimede, un po' tutto. Andiamo a vedere concretamente. Allora, se ho due segmenti, uno è il doppio dell'altro, allora tutti sanno che il volume, se io prendo i volumi delle due sfere che li hanno come diametri o come là, o i cubi che li hanno come là, cioè passo dal monodimensionale al tridimensionale e allora il rapporto vale 8, che ha come radice cubica appunto 2. Cioè, detto in altre parole,
il rapporto tra i cubi è 2, che è il doppio appunto, il 2, elevato alla terza perché è fatto da 1 a 3. E allora lui dice, ma beh, questo cosa c'entra? Non c'era 12 e 1728? Sì, appunto, 1728 è 12 alla terza. Cioè questo è un letterato, è un pastore anglicano, ciononostante quando deve scrivere dei numeri, li scrive correttamente, ci fa dei conti sopra. Dopo dice no, ma la letteratura è il campo della fantasia, la matematica è quella della razionalità, il terreno della fantasia pura non esiste, non che tu non sia un fesso qualunque. Se tu vuoi fare una creazione artistica, la logica e il ragionamento coerente funzionano sempre. In pittura, come in letteratura, come in poesia, e non c'è niente da fare, non puoi uscirne, non puoi inventarlo. A un certo punto dice, ma perché proprio 12? Ah, è facile, perché quando deve bere del vino ne riceve una botte, mentre il lillipuziano beve mezza pinta, ed è qui che comincia il discorso. Allora uno dice, vada a vedere come erano le misure dell'epoca, è facilissimo. 1728 mezze pinte fanno 108 galloni, cioè una botte. Cioè questo è, uno dice ma non c'era bisogno, lo so non c'è bisogno, ma i grandi stanno attenti a queste cose. Quando Dante nell'inferno fa condannare Guido da Montefeltro, vi ricordate Guido da Montefeltro crepa come frate francescano, e allora Francesco d'Assisi, fondatore dell'ordine, patrono d'Italia, il più grande santo di tutti i tempi, va per prendersi l'anima di Guido, vi ricordate? E allora ecco che arriva una cosa bellissima, la faccio bene in mente, che Francesco, potente, va giù a prendersi l'anima, ma appare un diavoletto qualunque, non un Lucifero, un diavoletto qualunque, Dante lo dice bene, un dei neri cherubini, già i cherubini non sono il massimo, ma un, uno qualunque, e si mette a fare una discussione logica con Francesco per vedere chi si deve prendere la povera anima di questo disperato Guido da Montefeltro. Vi ricordate? Solver non si può che non si pente, né pentere, volere insieme posti per la contraddizione che non consente. E Francesco rimane lì. Non c'è peggio che per il fondatore dell'ordine di vedersi portare via l'anima di uno dei suoi, come si chiameranno, accoliti francescani, da un diavoletto qualunque che se lo porta all'inferno per sempre. Ebbene, a parte la bellezza di questi versi, profonda, estetica, una cosa da urlo dalla bellezza, il ragionamento matematico è perfettamente corretto. Cioè Dante non soltanto scrive questi versi, ma fa un ragionamento logico assolutamente perfetto. E questa è la genialità. Non è soltanto creare così a caso delle parole che stanno bene insieme, no! E questo no. E allora ecco, qui vi ho un'altra immagine che ricordate certamente, quando ancora lui era legato in spiaggia per i capelli, non so se l'avete presente. Io mi chiedo quanti lettori leggono sta roba e si rendono conto. Ah, io la matematica no, io leggo i racconti, ma brutto così. Non capisci, cioè te leggi Dante e non capisci. Te leggi Gallico e credi che i numeri sono messi a casa, ma smetti. Va a studiare un po' di matematica e poi farai tutto quello che vuoi. Mica tutti gli scienziati sono bravini come gli scienziati che ho citato poc'anzi, poche apostrofo anche, perché ci sono di quelli che non sono granché. Ora, si dice il peccato e non il peccatore, dice qualcuno, ma lasciatemelo dire una volta, questo Gilbert Weil, se avesse studiato un po' di matematica. Allora, lui studia il cavaliere, un cellino piccolo, lo pesa 120 grammi, misura le zampe 20,4 cm. E poi fa un rapporto nel senso di divisione proprio, eh? Cioè 120 diviso 20,4, cos'è? Grammi diviso centimetri, cos'è? Cioè che roba è? Matematicamente, oh, se l'ha inventato lui a fare il suo. No, ma il bello è che dopo lui cattura un fenicottero e si mette a fare la stessa cosa. Il fenicottero pesa 1,82 kg, la zampa è lunga 50 cm, fa il rapporto e non gli torna uguale a quello di prima. Ma per forza, cosa c'è? Lui dice, ma se la natura lavorasse in maniera coerente, il fenicottero dovrebbe avere zampe lunghe 3 metri. Ma brutto cretino, ma non è la natura. Ma cos'è questo rapporto che fa? Ma se te vuoi fare il rapporto, non prendere il peso, prendi casomai, e qui mi capire,
la radice cubica del peso. Allora se tu prendi la radice cubica del peso, i conti tornano. La natura non è stessa, la natura risparmia energie, si comporta matematicamente perché è il modo più razionale e più corretto. Non puoi mica inventarsi, ma brutto. Lo vede meglio un letterato acuto che non uno scienziato miope. Quindi non è questione questo è scienziato, questo è letterato, questo è fesso e questo è bravo, è diverso. E la matematica c'è in tutto, c'è poco da fare, ci aiuta a capire di più la poesia, l'arte, la letteratura. Io credo che se c'è qualcosa che al mondo possa essere paragonato in quanto a grandezza alla Divina Commedia, alla Commedia, insomma, no? Poi più tardi chiamata Divina Commedia, credo che sia il Fausto. Chi di voi l'ha letto non può non essere d'accordo con me. Chi non l'ha letto, faccia il sacrificio. Prima di crepare, ce lo leggo. È un monumento alla genialità umana, alla conoscenza. È veramente una cosa entusiasmante. Goethe, che aveva questa facciotta qua, qui sembra come intimorito, ma non era il tipo da farsi intimorire, e scrive quest'opera per decenni, come sapete, e poi la pubblica più per stanchezza che non ne può più, che non perché considera che sia finita, ed è qualcosa che ti accalappia l'anima, dopo un po' non ne puoi fare a meno. All'inizio provi simpatia per il Fausto, perché insomma in fondo lui sta vendendo l'anima, insomma, ma non per essere bello, lo fa per la conoscenza, quindi lì per lì viene spontaneo provare simpatia, però dopo un po' un modo di fare che diventa sempre più antipatico, sempre più odioso, per cui provi allo stesso tempo una simpatia e un'antipatia morbose, non riesci a liberarti da una contraddizione, diciamo, emotiva che senti dentro di te mentre leggi, e lui questo è uno straordinario trascinatore. Non dimentichiamo, per quello che vi sto per dire, che Goethe era anche un fisico, perlomeno uno studioso di scienze, si è inventato una teoria del colore che ai tempi, insomma, ebbe anche un discreto successo. Lui, come sapete, insomma, era piuttosto facoltoso e quindi si poteva permettere di entrare nei suoi laboratori personali privati, pagare assistenti per fare cose che lui, diciamo, avrebbe potuto fare, ma doveva anche scrivere. Adesso non so quanti di voi ricordino la storia, non se l'aspettavano esattamente stasera si aspettavano trigonometrie, logaritmi, lo so, e quindi in questo momento non era rinfrescato, ma abbastanza presto nella storia Mefistofele accompagna Fausto in una specie di metafora del viaggio, del cammino umano, dentro l'antro della strega. La strega lo scrivo con l'S maiuscolo perché non ha un nome nell'opera, quindi la nominiamo così. In realtà questo antro è la cucina dove la strega fa i suoi intrugni. Allora succede una cosa bellina, che Mefistofele non vede l'ora di liberarsi di costui, perché tanto ormai l'anima è sua, quindi se ne vuole liberare in fretta. Ma la strega è mossa con passione, come capita a tutti noi lettori quando incontriamo Fausto. Quindi vorrebbe in qualche modo aiutare. Mefistofele vuole convincere la strega a far bere un certo liquore a Fausto. Ora, questo liquore però la strega sa bene che se Fausto, da un lato non può dire di no a Mefistofele, però sa bene che se Fausto lo beve muore. Quindi da un lato non può disubbidire, ma dall'altro deve aiutare questo poveretto di cui prova compassione. È chiara la situazione? Chi la sa mi perdoni per la brevità, insomma, è molto più ricca, ma ci intendiamo. Allora il Mefistofele dice, dai, dagli da bere, e lei, sì, subito, gliela do, subito. Dopo si volta verso di lui di nascosto e gli dice, ma se quest'uomo lo beve impreparato, ben lo sapete, in onore stracciato, cioè, lo vuoi ammazzare? E Mefistofele continua a insistere, e a un certo punto la strega non sa più che pesci prendere e recita una filastrocca, forse la filastrocca più famosa di tutta la letteratura mondiale, che è la seguente. Attento, capiscimi bene, dal 10 uno tu levi, se il 2 poi lascerai e il 3 subito fai, ricco ti troverai.
poi perdi il 4, col 5 e col 6 fai il 7 e l'8 e a posto tu sei, e 9, 1 e 10 e 0 tondo. Tutti si sono chiesti, ma che... Cioè questo sta per bere un liquore che lo uccide, Mefistofele lo vuole uccidere, la strega, ma è impazzita la strega. Allora, non so se vi ricordate quando eravamo tutti piccoli, perché sembra impossibile, ma siamo stati anche noi piccoli, quando studiavamo la Divina Commedia, c'erano delle paginate così, dove sopra c'erano tre versi, e poi sotto c'erano 50.000 note per spiegare quei tre versi, che delle volte andavano a capo nella pagina dopo. E tutti noi giovani eravamo scettici e dicevamo, ma te vuoi dire che questo Dante non ti vale... ha davvero voluto dire tutto questo o è Natalino Sapegno che si invita tu? Diciamolo! Almeno mi spiegava, perché Dante ovviamente è laconico e quindi c'è bisogno di spiegare. Ci sono anche i Faust chiosati nello stesso modo. Quindi uno va a vedere cosa dice il critico, che ti spiega. Allora io peso il più grande di tutti. Vabbè, adesso non vi racconto tutta la storia per fare prima, ho preso il più grande di tutti. Friedrich Adolf Trendelenburg. Qui metto le date perché uno potrebbe in questo momento non ricordarsi. È la facciossa, è questa qua. Adesso lui sorride perché non sa che botta gli stiamo per dare. Lasciatelo sapere. Chiediamo a lui, andiamo a vedere nelle sue note cosa diavolo significano questi numeri della strega. Perché Goethe ci ha lavorato decenni, era un esperto scienziato, è stato forse uno dei più grandi di tutto il mondo, in questo momento così incisivo nella storia, questi numeri vanno spiegati, devono avere una logica. Ma invece il nostro Friedrich Adolf ci dice che è assolutamente vano cercare un senso alla tavola pitagorica delle streghe. Della strega. A me mi girano un po' le palle. Cioè non è possibile che te dici deve voler dire qualcosa. Va bene? Prendiamo un'italiana che è meglio, c'ha un cognome un pochino anglofono, ma insomma, Barbara Allison. Adesso mi rivolgo agli informatici presenti in sala. Io di tutte queste persone ho delle immagini delle facce. Di Barbara Allison non sono mai riuscito a trovare la faccia. O non ce l'ha, o io non sono capace. Per favore mi aiutate, mi scrivete, mi mandate la faccia di Barbara Allison, mi potrebbe essere utile. È semplicemente una presa in giro di tutta la mistica fondata sui numeri. Allora il povero Goethe viene in qualche modo declassato, il più grande scrittore di tutti i tempi, perfetto, geniale, poeta, drammaturgo, filosofo e tutto quello che volete, però in matematica, poveretto, si inventa delle cose che non stanno nel cielo né in terra. Ma sarà così? O state per assistere a una rivelazione clamorosa? Sorridete, eh? Moglianesi. Povero Goethe. Allora, intanto il problema è che il traduttore che vi ho fatto leggere prima, pur di mettere in rima, ha fortemente ritoccato Goethe. Quindi bisogna andare a prendere il testo vero per vedere cosa c'è scritto davvero. E allora questo è abbastanza facile, ritrovarlo e riscriverlo in un italiano forse meno poetico, forse meno ritmato, rimato, però almeno è quello che c'era scritto. Poi facciamo questo giochetto. Adesso io vi metto a sinistra quello che dice la strega, che leggo io, al centro delle spiegazioni che potete sortare e a destra i numeri. Capire tu mi devi, allora partiamo, stai attento, Faust. Prendiamo 9 numeri messi lì in ordine per benino, nell'ordine dei bambini piccoli, insomma. Da 1 fai 10, voi guardate lì, da 1 fai 10, e 2 lascialo scivolare, e con 3 fai lo stesso. Perdi il 4, da 5 e 6 fai 7 e 8, e 9 e 1, e 10 e nulla. Siamo arrivati qua. Dove diavolo è?
Ecco, siamo arrivati a 9, 2, 3, 7. Manca 1, 4, 5 e 6. Qualunque bambino piccolo di seconda elementare a cui diate, normodotato e bipede, a cui diate un quarto d'ora di tempo, vi sistema quei quattro numeri nel posto giusto per ottenere questa configurazione, che è? Che è? Un quadrato magico. È l'unica cosa che la povera strega può fare in quel momento. Un amuletto porta fortuna. Tanto lei ha già capito che Mefistofele lo fa fuori, o lì o altrove. Come lo posso aiutare? Non posso mica combattere contro Mefistofele. L'unica cosa che si può fare in un'epoca rinascimentale è quello di dare l'amuleto magico, a cui a quei tempi si credeva per davvero, perfino Dürer ci credeva per davvero, e che ti porti fortuna, è l'unica cosa che posso fare per te, che ti vada fatta bene. Alla faccia della filastrocca senza senso, questa è una delle regole per costruire quadrati magici. Volete costruire un quadrato magico di ordine pari? Mettete i numeri in ordine e poi cominciate a fare dei giochetti che si trovano in qualunque posto, in internet no, per esempio, soltanto quelli disperi, però è facile, insomma, cercare. Come si fa a sistemare? In un qualunque libro di algebra un po' giocosa c'è scritto. Allora non è senza senso quello che ha fatto Goethe, è una interpretazione ignorante quella che hanno fatto i suoi lettori. In quel momento lui sta facendo una cosa stupenda, bellissima, senza dirtelo ti sta raccontando qualcosa di molto significativo, altro che senza senso. Sei tu che non riesci a capirlo perché sei ignorante in matematica. Quanta gente si vanta? Oh, io la matematica non l'ho mai capita. E ti viene a dire brutto coglione. Allora tu leggi Goethe e non capisci, leggi Dante e non capisci, leggi Fichte e non capisci. Era meglio se la studiare un po', tanto non è che io non puoi dire o no. Ed ecco quindi la risposta: nella letteratura, nella natura, nell'arte si trova dove meno te l'aspetti.